Bentrovati e benvenuti sul mio canale. In questo brevissimo tutorial approfitto di un lavoro che sto facendo per un evento sul mio gruppo per farvi vedere un punto alternativo di rifinitura che può benissimo sostituire il giro di maglia bassa o il classico punto gambero. Questo è il punto che io sto lavorando al mio modulo. Questo è il dritto e questo è il rovescio del punto. Come potete vedere, assomiglia ad una sorta di spighetta. È un punto molto semplice da lavorare ed è identico alla lavorazione del punto allungato ritorto. Chi ha visto qualcuno dei miei tutorial sa di cosa parlo. È il punto che io generalmente uso per l'inizio dei giri successivi nelle mie lavorazioni per rendere invisibili le chiusure. Facciamo conto che io sia all'inizio della riga, questo è la catenella di inizio riga, ho voltato il mio lavoro e andiamo a lavorare il punto. Entriamo semplicemente nel punto successivo che abbiamo a disposizione, estraiamo il filo e lo allunghiamo leggermente al pari della solina che abbiamo sull'uncinetto. Facciamo una torsione verso il dietro. L'uncinetto deve scorrere agevolmente nel punto. Vado a caricare il gettato e chiudo le due asoline che ho sull'uncinetto. Vi faccio rivedere. Entro nel punto successivo, estraggo il filo, allungo la solina al pari di quella che ho sull'uncinetto, faccio una torsione verso il dietro, vado a pescare il filo e chiudo il punto. Di nuovo entro nel punto successivo, estraggo, allungo la solina al pari di quella che ho sull'uncinetto, la porto sul dietro facendo una torsione in questo modo, vado a pescare il filo e chiudo le due asoline e questo è tutta la lavorazione di questo punto. Consiglio sempre di fare un campioncino con l'uncinetto, il filato e il punto scelto e poi procedere per tutte le vostre lavorazioni. Io vi saluto, vi invito ad iscrivervi al canale se non lo avete fatto, lasciatemi un like sotto ai video e condividete. Io vi aspetto per i prossimi tutorial. A presto!